Io dico, ci sono stati grandi fenomeni, c'è un insieme di cose. Uno che sicuramente è maggiore l'attenzione verso i ragazzi, i bambini. È un'attenzione che viene forse perché si ha un po' ai figli ormai arrivati a un livello, come dire, per cui non ti manca, le famiglie italiane danno tanto, cioè sei arrivati a un livello di benessere, tra virgolette, materiale, e allora pensi che a tuo figlio che cosa puoi dare in più? Puoi dare in più quello forse che non hai avuto tu, e quindi anche negli adulti scatta una voglia di dare qualcosa in più rispetto all'aspetto puramente di benessere materiale. Poi grandissimo è il lavoro che fanno molti insegnanti nelle scuole, soprattutto nelle scuole primarie, e quindi questo ha sicuramente dato qualcosa che contribuisce. A livello internazionale, la famiglia parlo di, quindi i prodotti per la famiglia sono diventati molto, è diventato un target importante, lo vedete dai film, quindi family, il cosiddetto family, e quindi di conseguenza l'ultimo anno è eclatante, i film meravigliosi che ci sono stati. Quindi è proprio il consumatore ragazzo, bambino, è diventato il target primario più che adulti, quindi, in questi ultimi anni, quindi questo sicuramente è anche un motivo per cui c'è tanta attenzione, secondo me, e dalle indagini che ci sono. E comunque già un po' che settore ragazzi in crescita, quindi è stato, poi l'Italia era rimasto un paese, era molto arretrato sul campo letteratura per ragazzi, per cui all'inizio a un certo punto è stato facile, proprio perché non c'era niente, c'erano libri didascalici, c'era ancora libro cuore, insomma, c'erano i grandi classici, non c'era altro. C'è stato un periodo di grande crescita del mercato per ragazzi, nel quale è entrato appieno la Salani, si è collocata esattamente nel trend in quegli anni, negli anni 80. È stato sempre in crescita, poi c'è stato un periodo di assestamento e adesso riprende, ma riprende perché è l'attenzione internazionale che è sul settore family, chiamiamolo così. Guardate i film, ma anche in televisione, i cartoni, Inside Out dell'anno scorso, i Minions, la televisione italiana è il format in cui è la famiglia, è un fenomeno che noi abbiamo vissuto direttamente, che è quello di Braccialetti Rossi, è un target family. Quindi. Poi,